Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Android Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come potete vedere dallo scorso video, il team si è potenziato un bel po'. E a dire il vero non ci ho messo neanche tanto, ci ho messo una ventina di minuti più o meno a cercare del nuovo equipaggiamento ed è andata piuttosto bene, quindi non posso proprio lamentarmi. Prima però c'è una cosa che vorrei fare ed è potenziare un pochino il livello di Imagino col tesoro perspicacia. Non sarà di molto dato che sta al 61, però insomma qualcosina la riceve. Beh, insomma 17 livelli non sono pochi. Bene bene, a questo punto direi che siamo pronti per... Più che altro l'ho potenziato per fare delle sfide che comunque sia vedremo nei prossimi video, dato che ce l'ho anche in squadra normalmente. Quindi oggi che cosa andiamo a fare? L'ultimo livello, l'ultimo dungeon, l'ultima tomba, l'ultimo covo prima di Reggia Enma, che poi sarà il covo più difficile di tutta Blaster Steel. Però intanto cominciamo Piramide di Perdu. So che ci sono almeno 5 livelli e... o forse anche di più, 6, 7, non ne ho idea. Mi sembra di aver visto in un video che ce n'erano 6, se non sbaglio, ed arrivavano fino al livello 99, forse, non ricordo di preciso. È un ricordo un po' annebbiato, chiamiamolo così, perché l'ho visto di sfuggita, quindi una cosa molto veloce è stata. Non ci ho badato molto, però, insomma, evito di spoilerarmi proprio. Vabbè, questa è una cosa un po' minore, quindi non è che se me lo spoilerò, chissà che mi spoilerò la storia o cose del genere. Però comunque sia, il mio obiettivo è di arrivare al piano del boss il più velocemente possibile. Certo, dato che questo boss è a livello 45, sarà piuttosto semplice. Non sarà difficile sconfiggere i nemici e di conseguenza anche il boss. Evitiamo appunto le bombe, intanto qualche tesoro lo prendo. Ecco, la moneta questa è buona. Però è anche vero che se vuoi arrivare dal boss con l'energia max carico, devi combattere i nemici. Ok, le mappe anche non le sto più cercando da un po' di tempo, dato che comunque sia... E quante ce ne sono, ragazzi? Accidenti. Dicevo, le mappe non le sto più cercando perché tanto... c'ho Imagino in squadra, quindi... Pronti con il primo! E come ce lo presentano? Bluetooth! Ma adesso non sarà tanto difficile, dai. Che fa? Con che inizia? Con cascate? Ok, allora posso attaccarti. Mamma mia, ragazzi. Sì, ferro slancio, sì. Che cavolo, ma allora sono scemo io? Scusami, eh. Zitto! Cosse bolle. Se toglie le bolle. Dov'è? C'ha paura? Siamo qui, eh? Ed eccolo, andato. E il primo è fatto! Ho anche trovato un oggetto per due, quindi... ne ho trovati due. Ah, ma questo non è granché, mi sa. Se non sbaglio è quello che ti danno per i labirinti. Quello non è che mi interessa particolarmente. No, infatti era quello. Però abbiamo la moneta di Bluetooth. La medaglia, non la moneta, abbiamo la medaglia. Andiamo al livello 50 ora. Ah, solo 5 livelli abbiamo potenziato. Oh cavolo, quanti ce ne sono allora qui? Abbiamo Tomo Guardiano e Nerorco come ricompensa, il che non mi dispiacerebbe. Boh. Non mi dispiacerebbe proprio averlo come ricompensa. 655 di danno! Porca miseria! No, è impossibile. Era sovrapposto a un altro numero, sicuramente. E adesso c'è Sobron. Però Sobron, non capisco, è come mettere uno yokai di media potenza. Come per dire, ok, questo yokai è facile, però i prossimi vi aprono. Ma mettetene uno decente, voglio dire... Ok, Sobron, ma... non è nulla di che, eh?
Cioè, è come uno yokai normalissimo, è solo più grande. Non ha che ha più punti vita o cose. Ho raccolto qualche oggetto per più, quindi spero che ci sia almeno una medaglia di Nerorco in mezzo. Sì, è proprio una. Pietra di Pandora. Ma sono tutte quante pietre di Pandora quelle? Però ho trovato anche qui pistol mentre combattevo. Livello 50. E Nerorco. Perfetto. Ah, c'è lui. Livello 55. Mi sa che ci sono molti più piani qui allora. Se ci aumenta di solo 5 livelli ogni volta la difficoltà. Poliministro, è un po' che non lo incontriamo effettivamente. Globo fortunato, medicina miracolosa l'ho usata e mi ha salvato da una brutta situazione. Contro forse immagino, se non sbaglio, era. Mi pare. O forse era contro Coross. No, contro Coross perché? Globo fortunato che è un oggetto da fusione, al limite. No, facciamola. Al limite la faccio in due parti perché mi sa che ci sono tanti livelli allora. Perché se ci aumenta di solo 5 la difficoltà, vuol dire che effettivamente c'è qualcosa di difficile. Ci sono molti livelli, voglio dire, ecco, quindi all'ultimo sarà anche più difficile. Certo, non è che mi preoccupa la difficoltà, perché se ieri al livello 60 ho battuto un livello 80 brontolante, insomma, posso farcela benissimo. Devo ammettere che questo Blasters è molto più divertente dell'altro Blasters. Non so per quale motivo, ma è molto più divertente. Non facile, divertente. L'altro, boh, non mi ha preso molto. Sì, Yo-Kai Watch è carino, però boh, questo è più... è più interessante. E adesso si va contro Poliministro. Mi chiedo due cose. Cambia forma? E se non la cambia, dovremmo poi affrontare la sua forma... ah no, aspetta. Ah, lui già è trasformato. Ah, non ci ho fatto caso nell'introduzione prima. Dov'è? Oh! Ma che schifo, che è qua dietro? Ma che è? Ma lo colpisco là dietro? È tutto così confuso. Tu sei confuso. No, da davanti lo vedo colpirlo. Sì ragazzi, però portiamolo qua, perché sennò non serve a nulla, sta lì. Ecco, bravi, venite qua. Oh mio Dio, che paura. Quanto è brutto. E qua ritorna, eh. Beh, se è già trasformato ci leva un pensiero di doverlo poi combattere un'altra volta. Ecco, apri la bocca, bravo, sì. Ciao. Fai con la manina, ciao. Ma io so che ci sono tanti yokai, no, nel folklore giapponese, brutti. Ma questo, da dove l'hanno pescato? Come è venuto in mente ai designer della Level 5 di creare un abominio del genere? Bomb Blue? Wow, a livello 60. Tesoro del prestigio, che è la piramide addirittura. Ah, Bambola Nera fa un sacco di soldi con quella. Ok, tesoro del prestigio ancora non l'ho mai preso uno. Quindi, sinceramente, se mi capita qualche tesoro sulla strada lo prendo. Perché io cerco di evitare proprio tutti i tesori. Se non ce li ho di fronte o nell'area, lì vicino, li evito, perché voglio subito andare ad affrontare il boss e passarci il meno tempo possibile, visto che ho tanta roba da registrare, quindi preferisco perderci il meno tempo possibile contro nel livello. Tipo, ecco qua tutto quanto recupero, perché ce l'ho qui nell'area. E adesso tocca ad Don Blue. Ok, io aspetto che faccia il suo Energy Max e poi vado col mio. No, parto direttamente io col mio. Te l'aspettavi, eh? Veramente ho paura ad attaccarlo, perché su di fa l'Energy Max. Fa male. Aia, però, anche senza fare Energy Max fa male. Perché ha tanti attacchi, specialmente quello con la X. Che fa tanto male, quello. Ragazzi, io dovevo mettere Emma l'antico fin dall'inizio, appena l'ho preso in Blaster Steel. Mamma mia, c'è certe manganellate, tira, che fa paura. Ho trovato qualche oggetto per due, quindi spero di trovare
la pirata. No, tre bambole nere. Oh, vabbè, sì. Fanno un bel po' di soldi, però non è quello a cui punto. Il tesoro del prestigio, ecco. Ora c'è immagino. Ai, allora. A livello 70. Allora facciamo questo e poi ci fermiamo. Però scudo leggenda. Cavolo, farmare qui per lo scudo leggenda sarebbe interessante. Certo, questa immagine è molto più forte di quello che ho affrontato io. O meglio, immagino risvegliato di Blasters, non immagino della missione. Immagino risvegliato perché ci andavo praticamente a livello 16 e poi dentro mi rimettevo tutto quanto l'equipaggiamento e quindi arrivavo a un livello molto più alto. Ed è stata molto facile quella sfida. E nonostante tutto, qualche bel ceffone lo tirava anche lui ogni tanto. Quindi bisogna sempre stare attenti. Quante? Due? Eccolo, immagino! Beh, voglio vedere la sua bella presentazione col caffè lì. 3DS in una mano, tablet nell'altra. E un foglio di documenti. Che fa? Inizia a teletrasportarsi già? Che fa? Iniziamo subito? Sì. Lo sapevo, perché l'ho fatto? Perché sono stupido! Perché non ragiono! Che cavolo? Ma dai, ma è possibile? Nel mio ufficio ora? Ma che manda un altro? Non avrà intenzione di fare il riposino anche qui, eh? Eh sì, mi sa che c'è intenzione, sì. Qui, bravo. Ragazzi, quanto ci ho messo stavolta a farlo rispetto all'altro Blasters? Wow! Sono contentissimo, perché almeno immagino che è quello che dà più problemi, me lo sono tolto di mezzo. Più problemi perché? Perché lì fa il super pisolino. Ed è molto strano, perché in Giappone considerare, cioè dormire sul posto di lavoro è considerato un segno del fatto che tu stai lavorando molto. Ok, però i giapponesi dormono pochissimo. E non al lavoro, quindi come funziona? È una cosa che ci siamo inventati noi occidentali? Probabilmente. Ma in realtà non lo so, perché ho dei ragazzi che lavorano in Giappone mi hanno detto che si lavora e a testa bassa, quindi non lo so di preciso. Impregnato delle anime degli eroi, cioè degli eroi caduti, aumenta il rango di uno yokai? Oh! Tesoro del prestigio, mi piaciucchi un bel po'. Sì, ma con il rango aumenta anche la forza? Attenzione, ci siamo! Stiamo entrando in un territorio inesplorato, state in guardia! Sono un po' nervoso. Insieme possiamo farcela. Ecco, quindi sì, è meglio dividere questa piramide in due parti, ragazzi. Vediamo un po' che c'è ora. Oh, livello 80 e non sappiamo chi c'è. E poi anche perché non me la dà come completata. Numero di piani 5. Mm-hmm. Sì. Baffo temerario? Livello 80. Ah, questa posso farcela tranquillamente. Però la faremo nel prossimo episodio. Bene, Cuggio, allora questo video termina qui. E come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Domani non so se continuerò Blasters T oppure se farò un'altra missione. Poi magari mi ributto su Blasters T perché devo assolutamente finire la piramide per riuscire a prendere un numero in particolare di Feinsilet. Bene, ad ogni modo io vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!